Ha preso il via venerdì 16 maggio alle ore 23 la ormai classica Raldon Madonna della Corona. Camminata di circa 60 km, giunta quest'anno all'undicesima edizione. I 36 podisti, dopo alcune indicazioni tecniche e la classica foto di rito, si sono incamminati lungo Via della Vittoria, direzione Verona. Ciao, sono Michele, siamo appena partiti da Raldon, prima tappa, santuario di Madonna della Teresa, di Madonna della Teresa, di Santa Teresa, una decina di chilometri. Prima tappa a Santa Teresa, la prossima al Chievo e poi dritti lungo il canale fino a Bussolengo. Intanto abbiamo mangiato bene. Il fatto dell'anno scorso, nella decima camminata Madonna Raldon, Madonna della Corona, succede che a Chievo erano circa le 2 di mattina, una pattuglia dei carabinieri, incuriosita dallo sciame delle persone, e si ferma e chiede se abbiamo avuto qualche problema, se si è rotto il pullman. Noi abbiamo detto no, stiamo facendo una passeggiata. La passeggiata che da Raldon va verso Madonna della Corona. Ah, complimenti! Ecco, erano contenti. Adesso in Corso Milano abbiamo imboccato la ciclabile che fiancheggia il canale che viene direttamente dalla diga del Chievo. Questa ciclabile ci porterà fino al ponte del Chievo, attraverseremo il ponte e andremo proprio a fare l'altra sosta sotto la chiesa del Chievo. Siamo qui con Anna, a quale chiediamo come sta andando questa camminata Raldon Madonna della Corona. Ma direi benissimo, il tempo è meraviglioso, la compagnia è ottima, tutto perfetto. Peccato, sta finendo il secondo ristoro, uno meglio dell'altro. Comincia la terza tappa, sono le 2.45, andiamo a Bussolengo. Il tempo è bellissimo, la gente è de bello che ne ha uno, però è tutti simpatici e mi fa piacere insomma fare un giretto in compagnia. Siamo a Bussolengo, sono le 4.25, sta albeggiando, siamo qui con Debra e Alessandra. Allora siamo alla terza tappa. Provate. Allora, no, si chiama terza fermata della nostra camminata. Siamo fermati in un cimitero. Va tutto bene? E male? Siamo molto provate. Abbiamo male le scarpe. Siamo qui con Remo che ci dice una cosa molto importante. Allora, siamo partiti da Raldon. Sì. Per far fatica arrivare qua, per mangiare il panino e la graciambella con la brioche, con il bombolone. Ho capito. Lo scopo della camminata è questo. Che ore sono adesso? Che ore sono? Le 6:30. No, in 4:06. E dove faremo la prossima sosta? Alla chiesa di Sega.
Ciao, sono Gianni, qui siamo a Sega di Cavaillon. La camminata verso la Madonna della Corona sta andando benissimo, l'appetito non manca, sono le 6:35. Siamo qui con Rosanna Pellizzari, due volte vincitrice del Marathon del Sable. Per te è una passeggiata questa Raldon Madonna della Corona? È proprio una passeggiata, non direi, però qua ho visto che non sanno cos'è partire la fame del deserto, qua se mai. Comunque è divertente camminare con questi amici di Raldon, perché sono tutti amici, ci stiamo divertendo. Questo video selfie lo facciamo da Rivoli, sono le 8:45, siamo arrivati alla quinta tappa e ora, dopo essersi ristorati, ripartiremo la volta di Brentino, che sarà l'ultima tappa prima della salita per Madonna della Corona. A dopo! Gianmario, cosa stai scrivendo su questo quaderno? Stai facendo i compiti? No, ogni anno faccio una cronaca delle mie impressioni di viaggio. Proprio durante la strada, per esempio oggi una cosa che mi è piaciuta molto è il tempo. La variazione che abbiamo fatto adesso a Gayum è stata fantastica con questa giornata. Quindi ogni anno io ho la cronaca esatta di quello che è successo durante la giornata. Dove siamo, Luciano, qui? Siamo un punto panoramico di Rivoli, la Val d'Adige è una meraviglia, tempo splendido. La prossima tappa sarà Cristo della Strada, dopodiché faremo l'ultima tappa che ci porterà a Brentino, paese da dove parte la salita per arrivare su a Madonna della Corona. Attenzione che qua è la strada, la steccata di uova, perciò mi raccomando, dolcezza per i piedi, guarda, uovi, vedi uovi. Eccoci arrivati all'ultimo ristoro, Brentino. Ultimo ristoro. Sul primo mistero doloroso che tacca una bevuta. Siamo qui con Daniele e Luciano, le persone che 11 anni fa hanno avuto l'idea di questa camminata Raldon Madonna Corona. Chiediamo a loro un commento su questa giornata. Beh, a dire il vero, l'idea l'ha avuta più Luciano che sottoscritto, però io ho l'onore di aver partecipato a tutte le 11 manifestazioni. Ho dato l'input iniziale, però dopo la cosa ha fatto breccia nella cerchia di amici e Daniele è diventata l'anima organizzatrice, nonché partecipante a ogni esatto. Edizione. Ecco, comunque quest'anno è andata benissimo,
numero massimo di partecipanti, ben 36, e siamo arrivati tutti. È stata veramente soddisfacente, con un tempo splendido che ci ha aiutati, vero? Giornata eccezionale. I partecipanti tutti soddisfatti, entusiasti, vecchi e nuovi. E speriamo alla prossima andare avanti ancora così.